Questa è un'iniziativa ottima che è alla seconda edizione, grazie all'interessamento del nostro vice sindaco, l'assessore Franco Capuano, e che coniuga insieme l'amore per la natura, la conoscenza di luoghi particolarmente belli della nostra zona, con un'attenzione un po' particolare al mondo dell'infanzia, al mondo della scuola, perché l'anno scorso facemmo un intervento in Togo per una scuola in Togo, quest'anno lo faremo per il progetto Betania, i ragazzi palestinesi, e poi ci saranno, speriamo nel futuro, altri interventi, perché anche la parrocchia ha qui una scuola in Kenya dedicata proprio a San Martino. Quindi attraverso questo amore per la natura, tante persone che vogliono camminare per la natura, cerchiamo di raccogliere anche fondi per dare la nostra solidarietà a chi ha di meno. E in tutto questo è coinvolto soprattutto la parrocchia con Don Salvatore Picca, grazie al quale abbiamo la possibilità di avere con noi l'arcivescovo, che questa volta rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso salì con la macchina, con la Jeep della Forestale, quest'anno salirà a piedi con noi, tempo permettendo, perché purtroppo il tempo non ci è favorevole. E poiché a San Martino è anche forte la presenza francescana, quest'anno la solidarietà andrà appunto al progetto Betania, che è un progetto dei frati di Terra Santa. Come provincia di Avellino siamo stati ben lieti di patrocinare la seconda edizione del trekking della solidarietà sui Monti del Partenio, avendone colto fino in fondo lo scopo nobile di aiutare questi studenti di una scuola palestinese, come dire, attraverso un contributo che verrà dai partecipanti al trekking, che sarà chiaramente un'occasione per dare a questi ragazzi un momento di riscatto da una condizione di povertà e di disagio sociale. Naturalmente vuole essere anche l'occasione di promozione di un territorio, quali sono i Monti del Partenio, cogliendo in questo senso la partecipazione di tantissimi riferimenti istituzionali, religiosi, militari e quant'altro, che naturalmente hanno dato un contributo notevole allo svolgimento di questa giornata. Lei ricordava i comuni un po' della città caudina, a cui si sono aggiunti altri comuni della Valle Caudina, e come provincia di Avellino ci è sembrato quanto mai opportuno e, come dire, utile dare una mano a chi si sta spendendo per una giornata di solidarietà. Naturalmente era stata inizialmente prevista questa giornata qualche settimana fa, si svolgerà sabato con la partecipazione, come lei ricordava, del vescovo Felice Accroc, che torna in queste comunità e vuole essere anche l'occasione per ritrovare uno spirito di collaborazione della comunità. Io dico che la Valle Caudina ha saputo sempre stringersi rispetto a momenti importanti, significativi, quale può essere quella di sabato prossimo, e ritrovare uno spirito di coesione che diventa fondamentale mai come in questo momento in cui le famiglie vivono condizioni di difficoltà e di disorientamento generale. L'ho detto già in una precedente intervista, l'invito del vice sindaco di San Martino è stato accolto, e quindi in termini di collaborazione noi abbiamo aderito da subito, e non solo, abbiamo messo anche risorse a disposizione per fare manutenzione al rifugio, che fungerà un poco come zona di ritrovo per questa manifestazione, che io ritengo di grande importanza e che va ripetuta negli anni.